Antonio Nigro, seconda Coppa Sila all'arrivo di fila. Caro Renato, è sempre un piacere vederti qui all'arrivo. Quest'anno è andata bene, non benissimo, perché c'è stato un mio rivale amico più bravo, che è stato più bravo di me. Quindi, fa parte delle gare. Non sono riuscito a ripetere il tempo dell'anno scorso, due secondi sopra. Sono contento che il record dell'anno scorso comunque è rimasto intatto. E faccio i complimenti a Gianfranco Mercuri che ha fatto una grandissima gara e ha vinto. Mi sono arrivato a un secondo e mezzo, quindi su 10 km un secondo è qualcosa. Va bene, sono, ci sta. Siamo lì e abbiamo fatto comunque una bella gara. È stato, quando siamo qui all'arrivo. Assolutamente, l'arrivo della Coppa Sila, che sappiamo per te è stata per anni agognata. E quindi ne ho azzeccate due di fila. Non c'è due senza tre, allora. Senza tre. Grazie. Grazie a te. Ciao. Seconda posizione per le cilindriche, classe 700, gruppo 2 per Antonio Nigro. Signore e signori, ha vinto la classe 700, gruppo 2, con il tempo di 6:46:97. Gianfranco Mercuri, anche lui con la Fiat 129, 9,5 km del tracciato della Coppa Sila, e si è anche delineato verso questo sport. Ebbene, andiamo a delineare e a premiare anche il podio della classe 700, gruppo 2 del campionato italiano, le bicilindriche. Mentre passiamo.